Amici di Vai Elettrico, ciao! Oggi facciamo una prova straordinaria, cioè decideremo se in autostrada con l'auto elettrica conviene andare ai 110 o ai 130. Ce lo chiedete in tanti, molti provano a tavolino a fare i conti, noi lo facciamo su strada, con due auto uguali, due MG4 standard, la mia e quella del nostro amico Luca Palestini. Io gli ho dato appuntamento qui. Non gli ho detto niente, gli ho detto semplicemente di venire con l'auto carica al 100%. Vediamo come reagisce. Sì. Perché Quindi. mi hai fatto venire fin qua sotto il diluvio? Il diluvio mi hai fatto prendere. Vabbè, la sfiga dell'acqua la lasciamo stare. Però ho una proposta, ma in realtà non ti è consentito dire di no. Oddio. Andiamo a Rimini, ti va di andare al Grand Hotel? A mangiare pesce? No, niente pesce, perché Niente. arrivati lì registriamo i dati della macchina e torniamo indietro. Cioè, andata e ritorno Andate? da Bologna a San Lazzaro a Rimini e ritorno. Sì, allora io sono disposto a fare una scommessa con te. Tu metti il cruise control ai 130. Io ai 110, vediamo chi arriva prima. Io, secondo me, non ricarico. Tu, vediamo, immagino che dovrai ricaricare e per quanto tempo. Io, vabbè, mi hai detto ai 130, sì, dai, ci sta, Se ci sei sta, bravo, arrivi anche prima, ti liberi prima, no? ci sta. Dai. Secondo me vinco io. Vabbè, vediamo. Dai Luca, corri in macchina che partiamo. Guarda, sono le 2 in punto. 2, 14.01. Perfetto, Dai. dai, ci vediamo qui allora. Ci vediamo qui al ritorno, ti aspetto. Appena entrato al casello di Bologna San Lazzaro, cruise impostato ai 130. Ecco Massimo e la sua MG in una nuvola di pioggia e c'è subito la coda. Ha smesso di piovere qui e questi sono un po' di dati fino a questo momento. 23 km percorsi, ne mancano 6 a Imola e abbiamo consumato già il 10% di batteria con un consumo di 21,6 kWh per 100 km. Stiamo effettuando questa prova con due macchine assolutamente identiche, la MG4 versione standard 51 kWh. E stiamo viaggiando in condizioni pressoché ottimali, la temperatura esterna è di 26 gradi, io in questo momento non sto tenendo accesa l'aria condizionata, sto cercando di fare questi fatidici 130 km orari. Al momento sono riuscito a tenere una media di 112. Santo cielo, ma la giornata feriale, mercoledì 14 giugno, guarda qua che traffico che c'è. Vediamo un po' di superare, ma è un continuo a rallentare col cruise control. E qua, beh, continuo a rallentare e riaccelerare. Guarda che traffico. Corrispondenza dell'uscita a Valle del Rubicone e abbiamo ancora il 58% di batteria. Temo che dovrò fermarmi al ritorno per ricaricare. Sono appena uscito a Rimini Nord e ora sto andando verso il centro di Rimini, alla rotonda del Grand Hotel. Tra un po' chiamo Massimo per sentire dov'è, a che punto è. Ciao Luca! Ehi Massimo, dove sei? Dove sei? Sono all'area di servizio Rubicone, tu? Io sono già fuori Io sono già fuori dall'autostrada. dall'autostrada. Ah, vecchio maiale! Già ve... Ah! Ti stanno Ti tamponando i stanno tamponando moscerini? i moscerini?
Guarda, ridi bene alla fine, secondo me io ci arrivo senza fare rifornimento, perché adesso sono circa al 68% di batteria. Ho consumato in media, ho fatto 17,5 kilowattora a chilometro, quindi sto andando tranquillissimo. Io invece non ce la farò, devo ricaricare, sono al 54% di batteria e finora ho consumato 21,3 kWh per 100 km. Cavoli, una bella differenza. Un salasso. Senti, beh, c'era un po' di traffico, Sì, esatto. C'era un po' di traffico, sì, esatto. Perché io alla fine ho fatto la media dei 100 fino a questo momento, perché ogni tanto camion, qualcuno anche in corsia di sorpasso che andava più piano di me, insomma, alla fine... Senti, comunque almeno c'è il sole, no? No, esatto. Io in autostrada sono riuscito a tenere i 115 di media. E adesso ovviamente è già scesa perché sono in coda qui sulle rotonde, le statali, quindi sì, è normale. Ah beh, no, quindi non sei ancora al Grand Hotel. No, ma che? No, mi mancano ancora 5-6 km. Ah, va bene, allora mi raccomando, fermati lì, cronometra quando arrivi, così con calma ci vediamo, facciamo due chiacchiere, mi prendo un caffè perché rischio di addormentarmi, sinceramente. Ci prendiamo un caffè, poi ripartiamo e... Ok, ciao! Ciao! Ore 15:14, sono appena arrivato al Grand Hotel di Rimini. Ora vediamo tra quanto arriverà Massimo, intanto vi do un po' di dati di questo viaggio. Allora, il tempo impiegato 1 ora e 11 minuti, è il tempo che ci vuole, da Bologna è il tempo che ci vuole. Chilometri percorsi 108,6, velocità media 91 km orari, media di consumo 20,4 kWh per 100 km. Ovviamente rispetto all'andatura autostradale in città i consumi si sono abbassati, trattandosi di una vettura elettrica, e per questo motivo 20,4 è ufficiale. Dovrò fermarmi sicuramente a fare una ricarica e lo farò in autostrada. C'è una stazione di Free Twix all'area di servizio Rubicone, credo che la farò lì, ce ne sarebbe anche un'altra più avanti a Castel San Pietro, ma credo che la farò all'area di servizio Rubicone. Quindi ora aspetto Massimo e cronometro e vediamo quanto distacco gli ho dato in questo viaggio di andata. Eccolo! Allora quanto ci ho messo il più di te? 15:23, dalle 15:14. Insomma, 9 minuti. Ce la giochiamo, se la giochiamo. 9 minuti. Come sono i tuoi dati di consumo? Vediamo, sì. 77 di media, 16,8 16,8 kWh per 100 km. Però secondo me alla fine arriverai prima. Alla fine di tutta la nostra avventura arriverai prima tu. Secondo me se trovi una colonnina occupata mi salvo. Se no a Free Twix, figurati con la potenza che c'hanno. 10 minuti sei a posto. Ok, 16:20, ripartiamo. Anzi, io riparto. Massimo, okay. C'ha ancora 9 minuti da attendere. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Vediamo chi arriva primo. Pronto Massimo? Io sono entrato in autostrada in questo momento. Benissimo, perfetto, ottimo. Ok, ciao. Ciao, io mi fermo a Rubicone Est, alla Free Twix. Ciao. Ok, ciao. Ciao, ciao. 130. Mi fermerò tra non molto all'area di servizio Rubicone Est.
dove c'è una colonnina Free Twix ad alta potenza, 300 kW, e lì ricaricherò. Vedo con quanto, dovrò vedere con quanto sarò arrivato alla colonnina, perché poi devo fare un po' di conti per capire quanto mi servirà stare fermo a caricare per avere sufficiente carica per ritornare poi a San Lazzaro. Ci vediamo all'area di servizio Rubicone. Ecco che sto entrando all'area di servizio e qui ci sono le due colonnine Free Twix. Vediamo, mi attacco a caricare. Eccomi arrivato alla colonnina. ...44% lo stato di carica. La BRP suggeriva di riportarla, di caricare per 7 minuti. Ora vediamo da quando inizia a caricare. Intanto, ecco, ora sta cominciando a caricare. Intanto è trascorso già quasi un minuto. I 7 minuti dovranno essere effettivi. La potenza sale. Provo a chiamare Massimo. Ehi Massimo, io sono qui, mi sono attaccato a caricare. Dai, va bene. Massimo, eccolo! È passato! Mentre ero al telefono con Massimo, è passato Massimo. E questo è un grosso problema, perché noi siamo ancora a 5 minuti il tempo di ricarica fino a questo momento. L'app mi diceva che dovevo stare fermo 7 minuti, io credo che mi dovrò trattenere forse qualche minuto in più. La colonnina sta caricando al massimo della potenza che l'auto accetta e quindi sta facendo il suo. Il problema è che Massimo è passato. Questo è il problema. E dopo devo recuperare, per forza devo recuperare dopo andando a una velocità più elevata della sua. Vedremo. Ok, termino la ricarica. Ho caricato a sufficienza, ora ho 181 km di autonomia, 63%, posso ripartire. Nove minuti e 9,13 kWh ricaricati. Ripartiamo. Questa è l'unica cosa che posso fare. 130 km all'ora. E vediamo se lo recupero prima dell'arrivo, del traguardo, oppure no. Mentre io vado ai 130, guardate qui un gruppo di vespisti che vanno Interlaken, si divertono loro mentre io perderò miseramente contro Massimo. Guardate qua, la media è anche aumentata, 120, perché il traffico è un po' più scorrevole. Ecco, adesso c'è, proprio adesso c'è un cantiere, quindi un leggero rallentamento, però la media è ovviamente un po' più alta. Però i 130, mantenere la media dei 130 è pressoché impossibile, perché con il traffico devi lasciar superare, devi tu a tua volta superare il camion che si mette in sorpasso, e quindi diventa, riuscire a mantenere la media dei 130 è un'utopia, diciamo. Però nonostante quello io ci sto provando. Siamo a Castel San Pietro Terme, qui c'è l'ultima area di servizio, l'area di servizio Sillaro Est,
dove c'è un'altra Free2X dove avrei potuto ricaricare, ma avrei solamente spostato in avanti il problema, cioè il tempo della ricarica è un tempo che non può essere eliminato andando a questa velocità, e quindi ora mi ritrovo indietro, sto cercando, allungo la vista il più possibile in avanti per cercare di vedere se vedo Massimo comparire all'orizzonte, ma ancora niente. Come potete vedere ce la sto mettendo tutta, 130 fissi, anche 131, media di 121, quindi ho anche migliorato la media rispetto al viaggio di andata, però non c'è verso, non si riesce a recuperare. Se proprio che ho vinto io, guarda, mancheranno meno di un chilometro al casello, Luca non si è visto, non lo vedo negli specchietti, per cui al 99% la sfida questa volta l'ho vinta. Casello di Bologna, San Lazzaro, e ancora Massimo non lo vedo. Attenzione, forse lo vedo, eccolo, si sta fermando alla corsia delle carte, è lui, è sicuramente Massimo, sta andando a pagare mentre io passo con il telepass. Stiamo per arrivare al punto di partenza, in questo momento sono in vantaggio io, ma solo perché Massimo si è fermato a pagare al casello mentre io sono passato dalla corsia telepass. Adesso, appena arriverà Massimo, faremo le nostre considerazioni, ma quello che posso anticipare è che il risultato è assolutamente pari e patta. Ho raggiunto Massimo solamente al casello e adesso tra un minuto probabilmente arriverà anche lui. Le ore 17:51, guardate chi sta arrivando, il nostro Massimo. Andiamo a comunicargli il risultato. Al casello. Io ti ho visto al casello, tu sei andato a pagare. Avevo una fila di due persone. Beh, tu non sei andato a pagare. E io avevo il telepass e quindi sono passato dritto. No, tra l'altro ho trovato anche due persone davanti. Per cui. Come sono i tuoi dati? È interessante. Io faccio 223 chilometri. 74 di media. 1, 2 più di te di chilometri. 15,9. Io dall'ultima ricarica ho caricato in autostrada, quindi bisogna fare la somma. Devi fare i conti. Ma il tragitto è lo stesso, quindi. Ma di media tu avrai fatto poco di più. Io di media dopo la ricarica sono riuscito a tenere i 121. Secondo me, mentre io ai 110 in autostrada faccio i 102-103, tu secondo me ai 130 fai molto meno come media, perché i rallentamenti li hai come me. Cioè io come te, sì, facevo sui 115 come nell'andata. Più o meno. Io non ho guardato in autostrada, l'ho visto all'andata, ero sui 100 e qualcosa. No, in effetti la differenza non è di 20 chilometri come media, ma quasi, insomma, alla fine. Beh, insomma, non c'è male, lo stesso tempo. Stesso identico tempo. Allora, cosa possiamo dire, Massimo? Ma guarda, un bolognese che va al mare con un'auto elettrica, secondo me vale la pena che metta il cruise control ai 130,
perché in realtà arriva, trova da caricare e quei 9 minuti in più, in meno che ci mette, se li guadagna tutti. Se però è un milanese che va a Rimini, le cose cambiano parecchio, perché io, vedi, ho ancora 94 km di autonomia, il 26% di batteria, Milano è 250 km grosso modo, e quindi probabilmente ci sarei arrivato lo stesso. E quindi in quel caso tu, andando ai 130, secondo me ci rimetti, perché la sosta ti fa perdere più tempo. Riguarda un'auto termica, se tu vai ai 130 come un'auto termica da Bologna a Rimini e ricarichi la tua auto quando sei fermo, il tempo è esattamente lo stesso. Se invece ci devi mettere una ricarica, quindi fai di più di quei 200 e qualcosa chilometri che hai fatto tu come autonomia, e allora lì si rimette il tempo della ricarica. Ma quanto è stato? 9 minuti e qualcosa. 9 minuti, 9 compreso... minuti di ricarica, compreso scendere, attivare, provare con la tessera, far funzionare poi l'applicazione eccetera, saranno passati 10 minuti, 11 minuti al massimo. Quindi insomma, alla fine, tempo... alla fine sono cose che non cambiano nulla, non spostano assolutamente nulla, non spostano nulla. Viaggi con la famiglia, il bambino deve fare pipì, esatto. E ci metti lo stesso tempo. Da qui a Rimini ci sono, mi sembra, 3 stazioni di servizio con le colonnine Free to X. Non c'è bisogno di pianificare, no, infatti, se ne ho bisogno mi fermo. Infatti, sì, nel senso pianifico una sosta, nel senso di dire mi fermo per andare in bagno, mi fermo per prendere un caffè. Però non è una pianificazione da spaccarsi il cervello la sera prima, sta svegli fino alle 2 di notte. Esatto, e non è una pianificazione soprattutto che riguarda l'auto, è una pianificazione che riguarda il proprio modo di viaggiare. Se ho bisogno di fermarmi, mi fermo, se no... Vabbè, però voglio dire, alla luce di questa esperienza, se io domani dovessi tornare al mare, ci tornerò forse a farmi un weekend, ma io non sto neanche a guardare le app, le cose, cioè vado e quando vedo se voglio fermarmi o per prendere un caffè o cosa, butto dentro la spina nella macchina, la ricarico un po', ma... non ho nessun problema, mi fermo esattamente dove vuoi. Esatto. Direi che insomma, se non altro, abbiamo dimostrato che non l'ansia di ricarica con queste macchine qui per questi viaggi non esiste. No, assolutamente. Bene, fantastico, complimenti. abbiamo fatto così. Siamo entrambi vincitori, quindi possiamo neanche... Abbiamo fatto come alle Olimpiadi, il salto in alto, esatto. Vincitori tutti e due. Vincitori come, esattamente. Come Tamberi, come Tamberi e il Catarino. Ok, va bene. Ci siamo divertiti. Alla prossima, ciao. Ciao.